Sì, è vero, ma sarebbe ingiusto secondo me dire che abbiamo vinto alla fine perché abbiamo strameritato la vittoria. Noi abbiamo avuto 10 minuti così, dopo il 2-0 ci ha come anestetizzato, per assurdo. E abbiamo commesso alcuni errori di posizionamento, il Trapani nelle uniche due occasioni in cui è venuto avanti ha fatto due gol. Ma noi abbiamo dominato la partita e l'abbiamo vinta in maniera più che meritata, secondo me, perché abbiamo giocato meglio, abbiamo avuto tante occasioni da gol e perciò il risultato è quello più giusto, a mio avviso, quello di stasera. Può darsi che sul 2-0 sia scattato un po' di rilassamento, magari si pensava che la partita fosse chiusa, invece Trapani ha dimostrato di esserci. No, abbiamo commesso qualche errore, ripeto. L'abbiamo pagato subito a caro prezzo, però poi la squadra ha avuto l'intelligenza di rimettersi a giocare e di andare a conquistare la vittoria. Questa volta Marconi ha segnato un'azione simile a quella di Trieste contro il Pordenone, la palla usciti poco, Marconi è tornato a segnare un altro segnale importante. Sì. La squadra ha giocato bene, ha messo nelle condizioni gli attaccanti di far gol perché abbiamo creato tanto. E sempre meglio quando poi si vince con tanti gol, è un fatto positivo. La domanda che ti faccio sempre, la cosa che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta meno di questa partita? Ma la cosa che mi è piaciuta di più è la squadra sul 2-2 ha mantenuto la giusta calma. Perché si poteva entrare in paura anche perché il Trapani cercava di vincere. Hanno avuto qualche contropiede, però sì, noi eravamo ben disposti in campo, abbiamo sfruttato bene l'ampiezza e abbiamo fatto un gran gol. Cosa che mi è piaciuta di meno, probabilmente dovevamo essere più attenti nelle circostanze in cui abbiamo preso gol. Siamo arrivati a quota 50 punti, si può dire che il Pisa l'obiettivo salvezza l'ha messo in cantiere o manca ancora qualcosa? Come dico sempre, dobbiamo giocare la partita adesso importantissima a Cosenza e dobbiamo pensare a fare punti senza guardare la classifica. Situazione dell'infermeria, te l'ho chiesto anche nel pregara, come stanno Masucci e come sta Bene? Masucci la prossima settimana dovrebbe ricongiungersi con il gruppo e gli altri belli invece ci vuole un po' più di tempo.